Ha scatenato un vespaio di polemiche il comunicato delle guardie zoofile nel quale si annunciava del sequestro e della multa comminata al circo Orfei che in questi giorni ha fatto tappa a Giugliano. Animali maltrattati, in cattivo stato e denutriti. Oggi il circo negli Orfei vuole replicare ed ha dato anche mandato ad un avvocato per procedere nei confronti delle guardie zoofile. Voi dite che non è vero che gli animali erano in quelle condizioni? Ci faccia capire. I punti sono tanti. Allora, in primo luogo, le guardie zoofile che si sono presentate al circo non hanno fornito alcuna documentazione, si sono fatte accompagnare dalla Guardia di Finanza e per questa sola ragione, siccome la Guardia di Finanza sono dei pubblici ufficiali, ne è stato consentito l'accesso perché loro non hanno esibito alcuna documentazione. Lì al momento hanno solo dichiarato oralmente che avevano una nomina da parte del prefetto. Allora, gli organi competenti ad effettuare i controlli per gli animali esotici dei circhi sono il servizio veterinario della ASL e il corpo forestale dello Stato. Quindi voi dite loro non avevano competenza? Non avevano competenza? Dalle foto che io ho viste non emerge nulla. Gli animali emerge. Si trovano in una zona del circo, tutti quelli anche che loro hanno fotografato, che è visibile al pubblico 24 ore su 24 da fuori il circo. Dal circo invece fanno sapere. Giriamo l'Europa e da noi viene ASL, viene Forestale, queste guardie zoologiche, non so cose che sono venuti, ma non hanno nessun tipo di diritto ad entrare o dire queste cose che hanno detto. Loro però hanno diffuso delle foto nelle quali si vedevano insomma un po' gli animali in condizioni un po' come dire non dignitose, diciamo così. Ma sono foto non nostre. Sono venuti qui ma non hanno fatto nessun tipo di foto. Se voi poi andate direttamente con. Poi hanno detto che sono venuti qui all'alba, invece sono venuti alle 11:30 del mattino. Poi hanno detto che hanno fatto un blitz, era una macchina della finanza solamente per accompagnarli. Quindi non è vero tutto questo che hanno detto. Insomma, una vicenda che ha fatto molto discutere, soprattutto sui social network tra le associazioni animaliste.